Ragazzi, amanti dei videogames, voglio provare insieme a voi questo Journey to the Savage Planet. Premi A per iniziare. Ok, giocatore singolo, cooperativa. No, questo non mi pare un gioco da giocare con Redez. Fermi, a me viene sempre la voglia di giocare con Redez, ma devo ricordarmi che giocare con Redez ha un prezzo. Giocatore singolo. Normale. Dai un calcio alla vecchia scuola con vite limitate e tempo monitorato. Devi andare a fanculo, io voglio stare rilassato quando gioca. Ok. Siamo partiti dalla Terra, stiamo andando verso... Oh, errore! Si è tritato il pianeta? Si è crepato il pianeta verso cui stiamo andando? Mi chiamo Martin Tweed, presidente e CEO della Kindred Aerospace. Grazie per aver aderito al programma Pioneer. Ah, quindi stavamo andando a... Se si chiama Pioneer... Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. Ok, il loro scopo è quello di andare oltre la Terra, terraformazione altrove. La quarta migliore compagnia di esplorazione, anche la migliore. E facevano le batterie, pannelli solari, alla nostra linea di calzature sportive, quindi ok, tutta una mega... From the bottom of the oceans, and now to the stars. Ma fa così schifo il video di una compagnia così grossa. Ecco, quindi insediamento, vogliono colonizzare, dai. Questo è il mio pianeta? Ah, ma si è crepato. Catalogare creature, sì, No Man's Sky. L'ho preso col Game Pass, raga, non l'ho pagato un cazzo. Ho deciso di utilizzare di più il Game Pass, è giusto. Se ne hai uno. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire un viaggio confortevole e sicuro, le recenti sfide di bilancio, più la natura sconosciuta degli ostacoli che dovrei affrontare, hanno implicato l'impossibilità da parte nostra in termini di attrezzature. Il tuo habitat è dotato di una stampante 3D. Ah, ok, quindi mi devo fare io l'attrezzatura, mortacci. Una piccola nota, tutto il carburante nel tuo javelin è stato utilizzato nel viaggio dalla Terra all'atterraggio sul pianeta. Dovrai scoprire una risorsa locale da poter raffinare per ottenere un carburante idoneo per tornare, ok? A meno che tu non decida di passare il resto della tua vita lì. Ma non voglio rubarti troppo tempo e sono certo che l'idea di esplorare ti entusiasmi. Sì, in effetti un po'. Ti aggiorneremo periodicamente. Man mano che completi le spedizioni pianificate, non morire e a presto. Mortacci. Welcome. My name is Echo and I'm here to help guide you on your mission. But first things first. Accedi al computer e compila un piccolissimo questionario, se non ti dispiace, in modo da assicurarsi che tu abbia tutte le rotelle a posto. Va bene, compiliamo il questionario. Credo che il gioco sia estremamente ironico. Sembra che tu ce l'abbia fatta, ottimo lavoro. Secondo il contratto del tuo programma di esperienza per dipendenti Kindred, hai l'obbligo contrattuale di inviare rapporti periodici durante la missione. Jobs is to continually assess your mental state, and as space sickness has been an issue for some other recent explorers, okay. Could you please identify yourself from this gallery of faces? Thank you. I'm super glad you're not crazy. Sono super contenta che tu non sia pazzo. Grazie per la disponibilità, esploratore numero J75X321. Questa è la fine del rapporto.
Premi il pulsante invia per inviare le tue risposte al data center della Kindred per l'elaborazione. Goditi la tua avventura e non morire, so due. Allora, qui leggerò ragazzi, tanto siamo su trash. Saluti, nome dell'esploratore è qui. Cioè, è tutto impersonalissimo. Ti diamo il benvenuto nel primo giorno della tua grande avventura. Non potremmo essere più entusiasti di darti il benvenuto su Nome Pianeta qui, come membro chiave della missione della Kindred relativa all'esplorazione delle stelle. È imperativo che persone coraggiose come te svolgano ogni roccia. Ah, capovolgano, scusatemi. Ogni roccia, scansionino ogni filo d'erba e dissotterrino i preziosi ingredienti per la creazione dall'interiora di ogni bestia che incontrano, in modo che il nostro database possa crescere e l'umanità possa continuare a espandersi attraverso i confini infiniti dello spazio. L'umanità è stata intrappolata sulla Terra per tutta la sua esistenza. Possiamo essere più grandi, possiamo essere di più. Aiutaci a raggiungere questo obiettivo. Distinti saluti. Martin Tweed, fondatore, e sì, cioè il coglione che c'era prima nel video. Video. My name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer Program. Ok, vabbè, questo è il video che abbiamo visto prima. Statistiche, tempo di gioco totale, vittime, vittime. Ricerca aliena, non abbiamo ancora nulla. Ok. And now you're ready to explore. Please walk downstairs and step into the teleporter while I will discombobulate you and then recombine you outside on this glorious new planet. Ok, c'è. Non c'è un portellone che ti porta fuori. Ti scombinano e ricombinano. Ragazzi, io sono molto appassionato di modellazione 3D, quindi sto cercando di apprezzare la fattura di questi semplicissimi, perché sono molto semplici modelli. Il posizionamento di queste texture molto interessante. Ok, qui che cosa abbiamo? Usa stampante 3D. Generale, non abbiamo ancora sicuramente i materiali per realizzare qualcosa di decente. Spara dritto e arriva ancora in vita. Che cazzo vuol dire spara dritto e arriva ancora in vita? Non richiesto nella missione attuale. Vabbè, immagino che sarà più avanti che avremo bisogno delle armi. Però dice di sventrare gli alieni. Danger. Usa il portale. Sì, è un teleport praticamente. Ok. Pianeta ghiacciato. Welcome to Ari ARY-26. 26, non sembra affatto un pianeta in effetti, è più un'esplosione di roccia. Questa missione è appena diventata il 100% più interessante e il 50% più mortale. Ok. Abbiamo dei droni che ci aiuteranno nell'esplorazione. Sì. The javelin's pretty banged up, but you'll need to scan the exterior to confirm the level of bang-upness. Do that now. Don't forget to continually scan your surroundings. The camera will transmit data back to Kindred HQ, which will send you blueprints for stuff. Then you can collect stuff to make the stuff in the blueprints, and that stuff will help you survive against the stuff you took pictures of. Ok, modalità scansione.
scansione. Scafo perforato. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Ok. Poi. Vediamo qui che cosa abbiamo. Tubo del carburante dilaniato. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. If you can't, congratulations, you're home already. Ok. Protocolli di atterraggio. Non ho missioni secondarie. Non ho missioni esperimento scientifico. Usa il tuo scanner per documentare. Praticamente è un No Man's Sky su binari, da quel che mi sembra di capire. Sono stato inviato in questo mondo con l'obiettivo di scoprire se è, se è adatto all'insediamento umano. Utilizzando le ultime innovazioni del team scientifico, devo scansionare il mondo e creare un database per la trasmissione dei dati alla Kindred. Ok. Qui abbiamo un po' di cosine. Però qui ho già cercato. Da quest'altro lato invece non abbiamo nulla da ispezionare. Forse questo. Carrello di atterraggio rotto pure. Ok. Penso di aver ispezionato tutto. Questo invece, vabbè, questo è il... This machine will copy you into its memory, delete your body, and then print a copy of it 5 feet away. È una cosa macchinosissima, cioè questa macchina copierà la tua coscienza, smaterializza un corpo, ne crea un altro e ci copia dentro. Cioè che casino per non aprire il portellone. Quindi RB per puntare. È un'esca. Ok. Nell'inventario ho soltanto questa esca. Immagino che serva per attirare creature. Qui non si passa. Avrei bisogno di un tool per tagliare quella roba. Qui posso andare. E questo? Sembra un pezzo della nave. Ecco il pannello mancante. In futuro, se avrai bisogno di aiuto per trovare l'attuale obiettivo, puoi usare ispeziona per orientarti. The javelin is basically intact, but in need of minor repairs. If we ever want to relaunch. The cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark it. Una lega aliena che potremmo utilizzare per aggiustare la nave. Siamo un cane davvero, ragazzi. I am detecting a fortuitously fragile surface nearby. Please scan to confirm. Allora, una. Questo che cazzo è? Sembrano estremamente fragili. Potresti sfogarci un po' della tua aggressività repressa.
Sembra che tu abbia bisogno di un nuovo strumento per continuare le tue avventure. Ho aggiunto un progetto alla stampante 3D del Javelin. Dovrebbe funzionare, ma per stamparlo dovrai recuperare alcune risorse di base dalla fauna locale. Quindi... stanno mangiando. Hey, look at that. You picked up some carbon. Good for you. Nice work. You have collected enough carbon to craft a basic nomad plasma pistol. Praticamente gli ho fatto mangiare sto schifo. Loro, madonna che belli però. Che belli. Vabbè, ovviamente, raga, questi non sono procedurali, questi sono stati creati così, sono belli perché sono stati pensati da un artist, ovviamente. Tieni premuto e rilascia ultra schiaffone. Wow, that one was juicy. Bonus loot. Questa roba... mangiate, mangiate. Non so cosa dovrei fare con questa roba. Silicio. Ma queste creature... ah! Potevo schiaffeggiare fin dall'inizio anche questa roba. Ok. Analizziamo. Uccello palla delle nevi. Ok, uccello palla. Proviamo a fargli violenza. Mi dispiace. Va bene, non voglio ucciderne ancora per il momento, anzi vi faccio mangiare. Prendete. Non ho capito se scorreggiano perché questi esserini digeriscono così. O se gli fa proprio male allo stomaco quella roba che gli do. Ok, non andremo oltre se prima non costruiremo lo strumento per rompere quel robo. Mi piace il gioco, raga. È rilassante, una grafichina... simpatica. Certo, la prima fase è molto guidata, sì, però quando potrò esplorare liberamente credo proprio che mi divertirò un bel po'. Allora, vediamo un po'. Oggetti. Equipaggiamento. Che mi hai aggiunto al zaino? Lo zaino ce l'ho. Cintura degli attrezzi, questo ce l'ho. Visore, ce l'ho. Arma. Devo fare questa. Ora hai un'arma, lo strumento più utile in assoluto per un colonizzatore. Pistola nomade. Ok, possiamo, volendo, risorse insufficienti. Risorse insufficienti. E... non partirà, ovviamente. So you could rejoin your loved ones, should you have any.
Vabbè, è chiaro che questa compagnia è assolutamente inumana, sono degli sfruttatori schifosi. Servi un pasto succulento. Dove l'hai servito il pasto? Semplicemente mi dà un'esca. E qui? Qui dentro non mi posso neanche abbassare, in realtà sono molto limitato. Vabbè, io credo che si possa ormai andare. Segni di vita nominali. Sì. Siamo a spasso per il pianeta, ragazzi. Andiamo in avanscoperta, che dite? Bello. Oh. Allora, è bello, è bello 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 da vedere. Mi ricorda tanto No Man's Sky, ma è la versione controllata di No Man's Sky. I only asked because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here. Le scansioni iniziali dicevano che qui non dovrebbe esserci alcun segno di vita. I will contact your superiors immediately. One moment, please. Ok, allora scansioniamo. Una fungusoide selvaggiamente ramificata e rosata. La punta di ogni ramo è ricoperta da un grazioso pompon. Sì, ok. I have received an urgent message regarding the tower from our president and CEO, which is available for your viewing pleasure at the habitat. Falli scoppiare per una botta di salute veloce. Ah! Ah, ecco perché prima non potevo raccoglierli. Ero troppo in salute per raccoglierli. D'accordo. E sta melma de merda? Carina però. Salta su questi bambini, non ancora una bambina. Ok, sono dei trampolini. Scusate, fatemela guardare da vicino sta roba. Ok, si vede tutta la loro natura. Da una certa distanza sono bellissimi. Se ci avviciniamo, vabbè, si scopre un po' il trucco. Abbraccio frigido di Shangtar. Perché questo posto ha un nome? Ora capisco che il gioco è stupido e vabbè, ci sta. Su No Man's Sky odio che esistano già dei nomi, che devo scoprire i pianeti, però poi sopra ci trovano già degli alieni. Allora. Quella merda là in alto credo che possa essere scansionata. Diffondete diffonde fitte nebbie di spore allucinogene. Divertiti in modo responsabile. Come divertiti in modo responsabile? Davvero? Posso drogarmi? Vorrei arrivare da quei posi. Vorrei sperimentare le allucinazioni. Borsa per semimetallica. Una sacca ricavata da un filo metallico seghettato, riempito con semi accuratamente conservati. Tosta.
Non mi pa... Ah. That thing you picked up looks disgusting. Quella cosa che hai raccolto sembra molliccia e rimbalzante. Eccoli. Cosa ci faccio? Ok, bella questa cosa. Cazzo. Raga, ideona. È un'ideona di gameplay questa, mica roba da poco. Cazzo. Droghiamoci. Che figo. Davvero carino. Davvero molto carino. Ok. Il nostro obiettivo è da quella parte. Cioè, quindi posso sfruttare questi cosi. Mamma mia, ragazzi, ma che bella sta meccanica. È stupenda. Credo si possa sfruttare per tante cose, in effetti. Per tante cose. Qui abbiamo un lago ghiacciato. Organic compound which may be useful on our exploration efforts. Please scan it. Scansiona la melma arancione. Trova la lega aliena. Il tuo diario puoi visualizzare. Oh, 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 oh. Oh cazzo! Devi morire. Fottiti. Fottiti. Scansioniamo sta roba. Un superfood alieno, ficcatelo in bocca. Ma perché? Gli effetti a lungo termine sono sconosciuti, ovviamente. Ma la sua ingestione è ovviamente solo una tua scelta. Ma ha detto ficcato in bocca. I am monitoring your physical response. All is as predicted. I am adjusting your health and biofeedback to reflect your improved suitability to the chemical mix. I salute your continued embrace of adventure. Ok. Ma è veramente gradevole da guardare questo gioco, molto bellino. Apri questo ricco deposito di carbonio per recuperare le sue abbondanti risorse. Ah, quindi non è tutta la roccia, sono proprio i... Una grotta. No, io credo che ci sia anche roba oltre la cascata, in effetti. Raccogli tutte le melme arancioni. Sono dei collezionabili? Ok, il nostro obiettivo è da quella parte. Io direi che potremmo tranquillamente continuare la prossima volta. Che figo, veramente divertente.